Perché prendi così? Mamma, mi hai messo il nervoso addosso. Come sarebbe il nervoso? Con tutto questo da fare, gli dai una tale importanza. Laura, io non ti capisco. Ogni volta che ti preparo qualcosa di simpatico fai il musone. Guardati un po' adesso. No. Un momento, solo ho un'idea. Che altro c'è, mamma? Che fai? Sai come li chiamano questi? Dolce inganno. Ma io non me li metto. Tu li metti? E come? Perché fare? Perché è triste, ma emergerà il seno troppo piatto. Mi fai sentire come se stessimo mettendo una trappola. Tutte le fanciulle graziose sono una trappola. Una graziosa trappoletta, così ne vogliono gli uomini. Oh, si guardi adesso, madame Gelli. Carina così non sarai mai più. E adesso farò io un po' di toretta e sbalordirai a vedere tua madre. Ti faccio vedere io. Farò una rientre d'andare in estasi. Come farai, mamma? Trattieni il tuo ardore impaziente. Vedrai cosa ho resuscitato dalla vecchia Casablanca. In fondo la moda, sai, non è poi tanto cambiata. E adesso ammira tua madre. Wow! Questo è il vestito col quale condussi il Cotillon. Vinsi due volte la Grande Ballo a San Settin. Io indossai la primavera al ballo del governatore a Jackson. Vedi come volteggiavo per il gran salone, Laura. Lo mettevo la domenica per i miei corteggiatori. L'avevo il giorno che conobbi tuo padre. Tutta quella primavera ebbi la malaria. Ogni giorno avevo qualche linetta di febbre, nulla di grave, ma abbastanza per darmi in sicurezza un po' di vertigine. Fioccavano gli inviti, feste per tutto il letto. Sta a letto, diceva la mamma, hai la febbre. Ma io niente, prendevo il chinino e andavo. La sera balli, al pomeriggio lunghe, lunghissime passeggiate e merende nei campi. Che gioia, che splendore la campagna di maggio, come un merletto di caprifogli tutto intessuto di giunchiglie. Fu in quella primavera che andai pazza per le giunchiglie. Le giunchiglie erano la mia ossessione. Diceva la mamma, tesoro, ma dove le metti? Non c'è più posto per le giunchiglie. Ma io continuavo a portare altre giunchiglie. Dovunque, in qualunque momento le vedessi, gridavo, ferma, ferma, ho visto le giunchiglie. E i giovanotti mi aiutavano a cogliere le giunchiglie e inventarono quasi un proverbio. Amanda e le sue giunchiglie. Alla fine non ci furono più vasi per contenerle. Tutto lo spazio possibile era pieno zeppo di giunchiglie. Non ci sono più vasi. Le terrò io. Io le terrò. Poi conobbi tuo padre. Malato. Giunchiglie. Poi questo ragazzo, speriamo che tornino prima che cominci a piovere, ho dato tuo fratello qualche spicciolo, così potrà accompagnare il signor O'Connor col taxi. Come si chiama? O'Connor. E il nome? Non ricordo. Ah, che stupida. Era Jim. Jim, no. Jim, sì, certo, era proprio Jim. Tutti i Jim che ho conosciuto erano simpatici. Sei sicura che si chiami O'Connor? Sì, perché? Quel compagno di liceo di Tom? Non me l'ha detto, credo l'abbia conosciuto al magazzino. Al liceo? Conoscevo anch'io un Jim O'Connor. Sei lui quello che Tom ha invitato a cena. Ti prego di scusarmi, ma non verrò a tavola. Che sciocchezze vai dicendo. Una volta mi hai chiesto se mi era mai piaciuto qualcuno. Non ti ricordi che ti ho fatto vedere la fotografia? Chi? Quel ragazzo che mi hai fatto vedere nell'annuario? Sì. La. Eri innamorata di quel ragazzo. Non lo so. So solo che se lui io non posso venire a tavola. Ma non sarà lui, non assolutamente probabile. Ma che sia lui o no, tu verrai a tavola, non ci sono scuse. Ci saranno. Oh mamma, ti prego, vai tu ad aprire. Avrò da fare in cucina, io ho molto da fare. Oh mamma, ti prego, vai tu ad aprire, non andare, dai. Devi andarci tu, perché io non posso.
siediti e stai buona finché non arriva. Tom ha dimenticato la chiave, perciò bisogna che vada tu ad aprirla. Io devo preparare la maionese per il salmone. Tragedie, agitazioni per chi? Per uno che viene a far visita. Laura, la porta. Laura. È tuo fratello col signor O'Connor. Vuoi fargli entrare, tesoro? Oh, mamma, vai tu ad aprire. La porta. Per piacere, mamma, per piacere. Che divina, sciocchina. Per piacere, per piacere, vai tu. Alla porta, devi andarci tu. Perché io non posso. Neanche io posso. Perché? Sento male. Mi sento male io, le tue pazzie. Perché tu e tuo fratello non potete fare le persone normali sempre o via? È assurdo come ti comporti. Mi devi spiegare perché hai paura di aprire una porta. Vengo, un attimo solo. Su, rispondi. Oh, oh. Laura Winfield. Via, subito ad aprire la porta.